Viaggi nel tempo. Ciao Pocoyo. Ciao Nina. Ciao. State facendo un picnic? E sento un buon profumino. Oh, cupcake, Ellie. Avrai avuto molto da fare. Hanno un aspetto fantastico. Ben fatto. Oh no, Ellie, quanta fatica per nulla. Oggi niente cupcake. Che peccato. Una macchina che ti riporta indietro nel tempo. Ma sì, certo! Così potete tornare al momento giusto e salvare i cupcake. Geniale! E come funziona? Incredibile! Siamo tornati un minuto indietro nel tempo! Ragazzi, non vi state dimenticando qualcosa? No, Pocoyo! La buccia di banana! Dobbiamo impedire che Ellie ci scivoli sopra! Fa presto! Arriva! È pronto! Li avete mangiati tutti! Ah, ho capito! Volete fare un altro viaggio indietro nel tempo per mangiarne ancora! Ma dove siamo finiti? Ah, ci troviamo nel vecchio West! Però non mi sembra che Ellie stia cucinando cupcake. Direi proprio che ci troviamo nella preistoria. Ah, la buccia di banana! Certo! Bene,
Finalmente siamo tornati nel presente! È giusto in tempo per i cupcake! Ma che sfortuna, ragazzi! Siete arrivati troppo tardi! No, no! Un momento! Ecco Ellie! Con tanti altri cupcake solo per voi! Ciao, amici! Le scarpe di Ellie. Ciao, Pocoyo! Ciao! Ho l'impressione che Ellie aspetti qualcosa, ma secondo te che cosa? Ma è un pacco postale! Oh cielo! Un pacco tutto rosa! Potete dire a Pocoyo per chi è questo pacco? Ellie! Giusto, è un pacco per Ellie. Ma che sarà mai? Svelta, Ellie, su, aprilo! Un paio di scarpe! Ellie ha un paio di meravigliose scarpette da sera nuove di pacca! Pocoyo? Credo che Ellie voglia che tu la aiuti a indossare le scarpe nuove. Sono uno schianto! Ellie vuole sapere se vi piacciono le sue nuove scarpe. Sì! Ci piacciono molto! Sono bellissime! Gioca! Oh, Ellie! Hai intenzione di indossare le tue nuove scarpe da sera per giocare! Che dici, Ellie? Hai bisogno di una pausa. Avete appena fatto pausa? È per le scarpe scomode? Credo che a Ellie le scarpe nuove facciano davvero male ai piedi. Puoi dare la palla a Pato, Ellie? Che c'è? Oh, andiamo, è solo un graffietto! È ora di andare a dormire, Ellie. Puoi indossare di nuovo le scarpe domani. Oh, non le ha tolte. Vedo che a Ellie piacciono da impazzire quelle scarpe. Come farai a camminare con quelle scomode scarpe ai piedi? Non ci credo! Gioca! Certo! Ellie dice che oggi non desidera giocare.
Oh, Pato, dai! Mi sembra davvero una pessima idea! Ellie, non si fa così, però! Pato si stava solo divertendo un po'! Povero Pato! Ellie dice che le dispiace molto. Pato? Pato! Voi che ne dite? Ellie dovrebbe giocare con i suoi amici? Gioca! Gioca con gli amici! Sì, dico anch'io che Ellie dovrebbe andare a giocare con i suoi amici. Ehi, guarda come giochi bene senza le tue nuove scarpette da sera! Evviva Ellie! Evviva Pocoyo! Evviva il gioco! Ciao ciao, alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Ehi, guarda Pato! Svelto, Pocoyo, dietro di te! Ma che fa, Pato? Non penso che Pocoyo lo sappia. Chissà se qualcuno di voi sa cosa fa Pato. Salta la corda! Sì! Pato salta la corda. E ora chi sarà? Ellie! Ma certo! Ciao Ellie! Anche Ellie ha una corda. Pocoyo, salta la corda! Ho capito, anche Pocoyo vuole una corda! Grazie, Ellie! Ora potete saltare tutti insieme la corda! Questo sì che è un bel gioco! Tutti dietro a Ellie! Sicuro di sapere come si salta la corda, Pocoyo? Uno, due, tre! Oh, mamma! Non è così facile, vero? Lo so. Perché non chiedi a Ellie e Pato? Sono sicuro che possono mostrarti come saltare la corda. Se ne sei sicuro. Uno, due, tre! Ups! Magari conto insieme a te stavolta. Pronto? Uno, due, tre! Pocoyo? La corda!
Dov'è finita Pocoyo? Ops, scusa Ronfotto. Povero Pocoyo, vuoi proprio saltare la corda, vero? Hai bisogno di aiuto. Chi può insegnare a Pocoyo a saltare la corda? A chi può chiedere aiuto? Chi glielo sa dire? Ellie e Pad! Un'idea grandiosa! Perché non chiedi a Ellie e Pato Pocoyo? Aiuti Pocoyo! Ho capito! Ottima idea! Se Ellie e Pato girano la corda, tu puoi pensare bene a come saltare. Non sono ancora pronti, Pocoyo. La corda deve girare perché tu possa saltare. Conto ancora con voi? Va bene. Pronti? Uno, due, tre! Bravo, Pocoyo! Ce l'hai fatta! Adesso sai saltare la corda! Vedi, Pocoyo, non c'è nulla di male nel chiedere aiuto ogni tanto. Senza avresti saltato un sacco di divertimento. Ah, così finisce un altro giorno col nostro amico Pocoyo. Vabbè, noi saltiamo ancora un po'. Ciao ciao, alla prossima! Well, hello there, Pocoyo. Hi! What's that? Balloon! Ah, a balloon. Lovely. Hi, Ellie. What's that? A cake. Delicious. Hello, Pato. What have you got there? A present? I see. You're getting ready for a party! Yay! A party! How exciting! I can't wait! The Martian Brothers Show! A plate. A glass. A candle. Fred wants to help. Can you tell Fred what Pocoyo is holding? A balloon! That's right. It's a balloon. Blow!
You have to blow up the balloon, Fred. Terrific! Good job, Fred. Oh, dear! More balloons! Well, better start blowing. Uh-oh! Oh my, this looks bad. Ah, I can't look. Wheel of Colors! Welcome to the show. Today's color is yellow. Everyone look for something yellow. Let's go. Yellow. Something yellow. See your pictures. A rubber duck. A lemon. And a watering can. Good! Keep searching for yellow things. A yellow flower. Perfect. A yellow bus. Excellent. And this, do you know what this is? Yes, and she's yellow. Hooray for yellow. Poor Fred. Are you okay, Fred? Can you tell Fred what that is? It's a cake. That's right, it's a cake. And what is Pato holding? That's right, a present. Surprise! Ah, the party is for Fred. Happy birthday! Happy birthday, Fred. Today we have a party. Let's blow up some balloons. We have a cake with candles, we're ready to dance. Today we have a birthday, let's open all the presents, yeah. Cake with